Salve a tutti, benvenuti, bentornati a Sakurai. Dopo un bel po' di pausa, sono tornato in attività, quindi ora posso recuperare quel che ho lasciato indietro nell'ultima settimana e oggi. Partiamo da martedì scorso. Martedì scorso l'update era un nuovo scenario per la versione 3DS di Smash Bros. Ed è Luminopoly di Pokémon XY. In realtà questa immagine non mostra un granché del livello dello scenario in sé. Sembra solo un'immagine, una panoramica della città, con la torre centrale illuminata e le piazze illuminate. Quindi, beh, si può pensare che magari si combatterà lì attorno, nelle piazze in cima alla torre, visto che Sakurai ha detto che per l'appunto fino a pochi secondi fa i lottatori stavano combattendo in cima alla torre. Immagino che sarà un altro di quegli scenari, ce ne sono un po' tanti ultimamente, di quegli scenari con una piattaforma che va da un punto all'altro, che fa un tour dello scenario per così dire. Appunto però non si vede granché, non so dire se è un brutto o un buon scenario, avrei avuto forse altre scelte migliori da prendere da XY. Vabbè, l'importante per me è che ci sia la musica di Elysio, perché è tipo l'unica musica buona di XY. Per il resto, boh, non si sa un granché, non si capisce un granché, quindi non posso esprimere chissà che giudizio. Poi, il giorno successivo, Sakurai ci ha parlato del fuoco di Dean di Zelda, il suo speciale laterale che ha da sempre, e ha detto che è più potente ora se colpisce con il nucleo. Mi ricordo che, boh, in Melee mi ricordo che il fuoco di Dean era molto debole, tutto sommato, per il tempo che ci si metteva a lanciarlo. In Brawl l'hanno migliorato perché mi sembra l'hanno velocizzato, l'hanno potenziato e anche hanno aumentato il raggio d'azione. Nel senso che anche se non colpisce proprio con la sfera di fuoco iniziale, l'esplosione finale ha un raggio d'azione abbastanza ampio. Non credo che l'abbia pot abbia potenziato tutta la mossa in sé, ma penso che se colpendo con la sfera di fuoco iniziale sarà davvero potente stavolta, magari anche un colpo da KO. Più è lontano, più è potente, questo rimane dagli altri giochi. Ma devi colpire i nemici con il nucleo se vuoi farli cadere. Cadere, non so se intende che diventa una meteora o roba simile, ne dubito. Penso che intende semplicemente che colpendo solo col fuoco di Dean è difficile mandare KO ai nemici, ma se colpisci col nucleo, o sweet spot, o quello che volete chiamarlo voi, diventa una mossa da KO abbastanza affidabile, anche se può essere facile da evitare. Giovedì scorso abbiamo dato un'occhiata alla nuova mina di prossimità, bomba di prossimità, la Motion Sensor Bomb. Uno strumento classico di Smash Bros. C'è cioè fin dal primo, che ha ricevuto un redesign come molti degli strumenti originali di Smash Bros. E sembra una pa parte di tecnologia aliena adesso. Ha tipo degli artigli e ha quel bagliore rosso e cerchi concentrici. Boh, non mi dispiace, devo dire. Devo dire la verità, il look peggiore secondo me era quello di Brawl. Non mi piaceva troppo il look di Brawl di questa bomba. Vabbè, aderisce alle superfici. È uno strumento classico, funzionerà sempre allo stesso modo. Ho provato a paragonarlo. A paragonare le dimensioni di DK e la mina in Brawl per vedere. Sembra un po' più piccola stavolta. Non saprei, dipende anche dal fatto che non sappiamo bene se Donkey Kong è. Donkey Kong non sarà esattamente grande tanto quanto era in Brawl, quindi boh, non si sa. Però boh, a me piace, personalmente. Venerdì doveva essere il giorno di Yoshi, perché il giorno dopo, o lo stesso giorno, insomma, è uscito Yoshi's New Island, ma non lo è stato. Invece ha annunciato un altro nuovo scenario, quindi ben due nuovi scenari nell'arco di una settimana, che wow. Anche se sono della versione inferiore del gioco. Ma a quanto pare è uno scenario che viene da Tomodachi Collection. Sì, Tomodachi Collection, che sarebbe una collezione. Tomodachi Amico in giapponese. Ed è un gioco appunto prevalentemente esclusivo in Giappone. Forse la versione DS è arrivata in Occidente, ma non lo so. È una sorta di simulatore di vita.
simile ad Animal Crossing, forse un po' più realistico perché ci si può avere relazioni, ci si può sposare e così via. Una sorta di incrocio fra Animal Crossing e Harvest Moon, se volete, per quanto non so. Usate il vostro Mii. E questo è il vostro appartamento, a quanto pare. Qui l'abitante ha portato la Wi-Fi Train nel suo appartamento. Non so il perché. Sarà uno scenario, non so che tipo di scenario. Sembra quasi che l'appartamento sia solo uno sfondo. Non saprei. Non conosco bene il gioco, quindi non ho idea di come sarà. Ho bisogno di una visione più ampia del tutto. E oggi, lunedì, ci è stata data la prima occhiata ufficiale alla sfera Smash, che non direi che ha subito un redesign completo, ma è un po' diversa. Forse è più fedele all'artwork, perché sembra anche in Brawl c'erano già come dire, quelle scie di luce che ruotavano attorno alla sfera nell'artwork, ma non c'era nel gioco in sé, c'era solo una strana aura. Qua invece sembrano davvero esserci. E ho provato a fare un'immagine in Brawl di Luigi e la sfera Smash, Luigi mentre fa il suo missile verde, per paragonare le dimensioni. Sembra essere un pochino più grande, magari era la prospettiva, quindi non lo so. Poi la sfera Smash, sai, come in Brawl aveva quello strano effetto che hanno alcuni strumenti che, indipendentemente da che lato li si guarda, sono sempre rivolti verso lo schermo. Non lo so. E Sakurai ha fatto un commento, ha detto: ora che ci penso, non ho ancora mostrato gli Smash finali. Immagino che intenda negli update del Miiverse, perché ha mostrato tre Smash finali finora in altri posti. E poi ha detto: se dovessi farlo. No, se lo. E poi ha detto: se lo facessi, prenderebbe più di un mese di update. Ora c'è già gente che specula se questo. Perché uno smash finale è uguale a un personaggio. Quindi, in un mese ci sono 30 update. Ah no! Ah no, è vero, no, perché Sakurai non update nei weekend. Quindi sono circa 20. Sono 4 settimane per 5 update. 20, quindi vuol dire che il gioco ha meno di 40 personaggi perché è più di un mese ma non più di 2 mesi. Non c'è scritto che non è più di 2 mesi, non vuol dire niente. Secondo me, adesso è un altro modo di trollare di Sakurai, immagino. O del suo traduttore, ma non lo so. Sakurai trolla da sempre, quindi. Boh, io non penso che ci saranno solo 40 personaggi, però. Vabbè, pensatela come volete. Bene, grazie dell'attenzione. Scusate per l'assenza. Ditemi cosa pensate di tutte queste nuove cose, dei due nuovi scenari, dei due nuovi scenari, del redesign, di quello che dice Sakurai su alcune cose. Insomma, fatemi sapere. Grazie dell'attenzione e a domani.